storico, è un altro collega storico, lui ha fatto scienze storiche delle cooperazioni. Io volevo che sia chiaro, per non lasciare spazio dubbi ai detrattori, come si fa ad acquistare questo appartamento, no? Visto che c'è stata tutta la leggenda giudiziaria, soldi, 2 milioni, 3 milioni di euro. Questo appartamento viene acquistato grazie all'intermediazione dell'Andrea Daco con la proprietà, ma grazie soprattutto ad una raccolta fondi di Recosol, che per primi fanno una raccolta fondi e acquistano, pagano l'appartamento. Poi viene fatta una seconda raccolta fondi da parte della Fondazione Stato il Vento per iniziare i lavori di ristrutturazione, che hanno incontrato dei problemi per via della soprintendenza delle cose. Dopodiché Mimmo riceve un ulteriore contributo personale da una fondazione svizzera di 50.000 franchi, che invece di utilizzare per fini personali decide di investire per completare l'opera. Sì, non tutti, ma quello che se ne viene. Si può pagare affitti, pagare i bulletti, voglio dire, no, e pagarsi con il problema. Però perché sia chiaro, no, come si fa, io credo che sia bene che si sappia. Dopodiché una parte dei lavori sono anche stati possibili grazie ad un campo di volontari di giovani con i Comboniani, con Alex Zanotelli, e si ha questo bene che non è proprietà di Mimmo, non è proprietà di nessuno, è proprietà di un'associazione che è a disposizione della collettività, che un domani tornerà nei beni pubblici. Diciamo, ci serviva una sede, un luogo, un punto di riferimento per, come un laboratorio politico, sociale, e allora era, per me era affascinante riuscire ad aprire quella porta. Abbiamo identificato chi erano i proprietari, siamo andati a Napoli per chiedere l'affitto del piano di sotto. E dopo tante incertezze, alla fine ce l'hanno dato in affitto. Per tanti anni è stata la sede storica, nel cuore del centro storico, un po' semi-abbandonato. E secondo me da qua c'è stata anche una storia, un'esperienza che ha scritto la storia per l'accoglienza in Italia. È vero, siamo in un contesto di una realtà semi-abbandonata, però alcune volte sono i contenuti, sono quello che succede, che ha interessi locali, ma che hanno queste interferenze con il mondo. Quello che è successo. Dentro c'è un ambulatorio medico che lo abbiamo. Mi ricordo quando io ero in Siria a Colonia, e ho detto al presidente dell'associazione: mi raccomando, queste scatole che sono tutte cose, non dobbiamo perderle. Ma diciamo, che cosa ti vuoi? Mi ha detto lui, tanto sono cose che ormai. Lascia perdere, non ti preoccupare. Ti chiedo questo, di posarlo in un posto e cercare. Alla fine abbiamo. Io mi ricordavo quando entravo, rimanevo senza parole perché sembrava che entravo dentro una vicità. Questo medico aveva l'ambulatorio, lo aveva lasciato intatto. Quindi la piazza tra il 1920 e il 1940, tra le due guerre, e adesso è di nuovo come era prima, perché io mi ricordavo tutte le cose al loro posto, ed è un'occasione anche per far vedere le scuole a chi ha interesse, così di conoscere la storia dei borghi calabresi. Ci sono tanti questi palazzi che sono spesso abbandonati, ma in questi palazzi abbandonati io ho pensato, mi ricordo quando, di fare il municipio alternativo, è per quello che prima di diventare sindaco ho frequentato molto il piano di sopra, e adesso di nuovo riparto. Penso che man mano che prenderò forma questa, oggi vabbè, è messo come nelle occasioni per far vedere
c'è un asilo per i bambini rifugiati, perché anche grazie della mia condanna, in ogni caso c'è stata un'indignazione così popolare e che poi si è concretizzata anche a Roma, uno che si chiama Luigi Manconi, che è il marito della lavoratrice, ha fatto la nostra raccolta fondi perché finalizzata al pagamento della mia multa, ma io a Luigi Manconi a un certo punto gliel'ho detto che ti ringrazio tantissimo perché ha avuto questo moto così di indignazione, come solidarietà, però io quella multa non la voglio pagare, perché significa siglare proprio, accettare che la condanna è giusta. Allora, se mi confermeranno anche nei successivi gradi di giudizio la condanna, certo non posso fare niente, no? Però la multa non la voglio pagare, con la massima determinazione. Allora Luigi Manconi ha detto: va bene, fammi parlare con il comitato dei garanti, dove c'è l'ex procuratore di Torino, si chiama Spadaro, dove c'è l'ex magistrato Gerardo Colombo, e poi c'è il direttore di Avvenire, un comitato molto qualificato, con personalità. E poi, quando, anche secondo me, per tutta la guerra, ho scritto una lettera a Manconi, con Andrea, mi ha aiutato Andrea, e alla fine hanno detto: utilizziamo queste risorse, e come se hanno, come devo dire, interpretato bene il senso della richiesta, utilizziamo queste risorse, sono 368.000 euro, oggi c'è questa inaugurazione. Poi comincerà questa fase, come devo dire, di nuovo, dove l'accoglienza, sono venute l'altro giorno così in maniera spontanea. Questa era una pratica molto frequente, Biagio, quando parlavano di risorse, perché Biagio è stata sfratta, è stata minore non accompagnata, è stata cassa, è stata accoglienza spontanea, di persone che arrivano, guarda, dobbiamo stare qua, vogliamo essere accolti. L'altro giorno mi è capitato così. E poi ci sono, verranno delle famiglie di Afghanistan. Io ho dato disponibilità, ho scritto nella lettera di dire: non possiamo fare discriminazione così nell'accoglienza, non possiamo, i popoli di guerra, anche quelli che non hanno il colore bianco della pelle, anzi, devo dire che l'esperienza di passata, le persone che vengono dall'Africa subsahariana, non solo sono in cura delle guerre terribili come quella che c'è adesso, ma sono in fuga dalla fame, dalla povertà, e quindi almeno per più di un anno i servizi dell'accoglienza, l'asilo, la scuola, il doposcuola, un centro sociale, i laboratori di riapertura saranno, diciamo, attivati grazie a questo istituto economico. Questo, diciamo, oggi è l'inizio di una, come di una, per me molto importante, perché è una risposta alla storia anche giudiziaria. Mi sono portato fino in fondo questi due reati: abuso d'ufficio, truffa aggravata, per questi due motivi. Poi ho avuto peculato, ma oggi noi siamo nelle realtà del peculato. Questa, i laboratori, il frantoio leario, come si chiama, la fattoria sociale, il nostro gioco, tutto quello che è stato possibile costruire con i 25 euro, attenzione su questo, è una lettura, come devo dire, che è veramente, come ha detto Marco Revelli, è una realtà capricchiana, tutto è visto all'incontrario. Cioè, tutte queste cose che hanno compreso il palazzo, compreso tutto quello che ho detto prima, non è che sono di mia proprietà o di quelli che siamo stati condannati, ma questi sono beni sociali che appartengono
a tutti, alla comunità. C'è questa associazione, come sul piano formale, nello statuto c'è scritto, e Andrea può parlare, c'è scritto che questi beni, una volta che l'associazione fallisce, devono essere, non si possono vendere, non puoi andare a un notaio perché l'altro non può andare avanti perché sono beni che nello statuto c'è scritto in situazione, una volta che finisce di dare volta. No. Ma io mi chiedo se a Viaggio è stato possibile fare con la stessa economia, che nella stragrande maggioranza dei progetti in Italia si fa solo la base dell'accoglienza, non dell'integrazione. Alla fine mi contestano questo come peculato e praticamente tutto il lavoro che voi vedete sopra è stato anche possibile perché era un appartamento e non si abitava da più di 50 anni senza bisogno di elettrico, senza nessuna cosa, insomma. Alla fine mi hanno dato un premio, una fondazione svizzera, e non lo dico per gettare in faccia così, ma se mi state condannando per peculato, io ho pagato, potevo questi soldi che mi hanno regalato, me li potevo tenere. Invece ho contribuito anche a fare questi lavori e oggi noi presentiamo questo luogo per una connessione con la realtà sociale, quel poco che rimane di una realtà come Molente, no? come è diventata, come la prima che cominciasse questa storia dell'accoglienza. Ora dico, questa connessione è fondamentale perché i luoghi non servono a ristrutturare, cioè immaginare che i paesi sono delle cartoline è una fase, è certo che le realtà si devono presentare bene, cioè la qualità urbana è fondamentale per la realizzazione del turismo, però non deve essere solo vista come eravamo, cercare anche una prospettiva per il futuro, per fare il mai possibile poter continuare, possibile poter immaginare di vivere in questa terra. Questo è un interrogativo che ovviamente riguarda la nostra regione. Mi hanno condannato perché ho fatto le carte d'identità, arriva una famiglia di Sulani al municipio, nell'ufficio dove io ero diventato anche responsabile del vicinato del comune e chiedono le carte d'identità. Ero diventato perché il titolare era la detenzione. E quando facciamo queste carte d'identità, l'impiegata mi ha quasi rimproverato, vedi che ti devi pagare i diritti di segreteria. Erano come 30-40 euro, perché si era da 5 euro sono 5 centesimi. Come ho fatto quella disattenzione? Però è stata una disattenzione che dentro di me l'ho percepito bene, perché poi ho messo subito in atto, ho eliminato tutte le carte, anche per le persone di viaggio, non pagavo il consumo, né quelle di viaggio, e non pagavo nemmeno ha fatto una domanda ad Andrea, ma vi siete chiesti chi ha pagato queste carte d'identità del comune, se sono, no, adesso ci sono impegni di spesa, no, li pagava il sindaco. Io per tanti anni ho pagato io, con i miei soldi, della mia indennità, e gli ultimi 5 anni non ho portato manco una tazzina di caffè al comune, mi piace, tutta la pensione della macchina quando andavo in giro, non ho mai portato rimborsi. Alla fine lo Stato, non dico che dovevano ringraziare, però mi hanno condannato, anche per la carta d'identità, perché ho determinato un danno erariale. Poi mi hanno condannato per l'affidamento delle raccolte dei rifiuti e questo meriterebbe un capitolo a parte, questo argomento. In pratica io ho voluto sottrarmi alla logica di un dominio
dove le holding che controllano il territorio calabrese sui rifiuti, dove si giocano partite un po' sporche e si nascondono rifiuti pericolosi nel terreno che determinano gravi malattie, io ho voluto costruire un sistema legato alle cooperative del luogo, fatto dai più poveri, dei viaggi, disoccupati e rifugiati. E anche qua mi hanno condannato per la perturbativa d'asta. Il giudice ha detto, ha voluto soffermarsi sulla mia pulizia politica. Ma non si sbaglia, sono orgoglioso di questo, perché ho voluto di nascosto quasi, operavo per dimostrare come i miei ideali politici sono legati ad un'idea dell'uguaglianza sociale, e questo mi dà entusiasmo agli più politici, anche l'accoglienza che costruire in questo modo, per schierarmi dalla parte istintivamente, non ci vuole tanto, anche contro la guerra, non ci vuole nulla per schierarsi dalla parte, come devo dire, degli oppressi, anche se poi la guerra non è mai giustificabile. Non deve esistere che l'Italia, ma io la penso così, visto che stiamo vivendo questa fase drammatica della storia dell'umanità, non, nessuna giustificazione. La guerra produce le armi, produce la morte, solo questo, e basta. Non c'è altro. Gli ideali della sinistra, per fare chiaro, ecco il legame con Consiglio dei Gattini. Ecco il legame con Alex Zanotelli, perché il messaggio evangelico, sono convinto di questo, il messaggio evangelico e i nostri ideali della sinistra hanno sullo sfondo gli stessi obiettivi. Invece la destra è disumanità, discriminazione, razzismo e fascismo. Questo. E probabilmente questa risposta che proveniva non da un valore teorico, ma da una pratica sul territorio sociale, fatta di cose concrete, di una quotidianità, diciamo, dove emergeva questo elemento e ribaltava totalmente il paradigma delle destre che sono fili spinati, solo disumanità, discriminazione, mancanza di rispetto per i